Benvenuti in News per te. Oggi martedì 5 dicembre si sono tenuti i funerali di Giulia Cecchettin. Sono emersi nuovi messaggi audio di Giulia Cecchettin, in cui esprimeva il suo timore. Prima di continuare iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche. Filippo Turetta inizialmente ha scelto di non rispondere durante l'interrogatorio di garanzia, ma ha rilasciato dichiarazioni spontanee riconoscendo di aver ucciso la sua ex fidanzata, senza però menzionare il nome di Giulia. Durante il breve intervento, il 22enne ha manifestato il suo dolore per la tragedia causata senza rivolgere parole alla famiglia Cecchettin. Le sue parole sono state pesate con attenzione. Pur ammettendo di essere l'artefice del delitto, Turetta non si è spinto oltre la ricostruzione già fornita dagli inquirenti. Dopo l'interrogatorio di garanzia, Filippo Turetta ha avuto l'opportunità di incontrare i suoi genitori a Verona. Relativamente all'omicidio commesso, l'avvocato Nicodemo Gentile, rappresentante legale della sorella di Giulia, Elena Cecchettin, ha parlato di omicidio aggravato dallo stalking. Tale ipotesi si basa su nuovi messaggi audio in cui Giulia dichiarava di avere paura. Tuttavia, al momento non risultano denunce di atti persecutori, una condizione necessaria per procedere con l'accusa di stalking. E tu cosa ne pensi? Faccelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video.